Volevo chiederti qual è la tua definizione di social commerce? Io intendo come social commerce tutte quelle dinamiche aggregative che esistono già nel commercio tradizionale. Quindi si parla fondamentalmente di conversazione tra gli utenti. Sì, si parla di conversazione, di scambio di informazioni tra gli acquirenti, anche perché spesso gli acquirenti conoscono molto meglio la propria lingua, no? Sicuramente l'Italia, dal punto di vista del commercio, ho l'impressione che abbia ancora notevoli passi e notevoli cose da imparare dal modello anglosassone, soprattutto di customer care. La cura del cliente è fondamentale. Il cliente attuale è un cliente fortemente connesso, e non parlo solo di noi che viviamo sul web, parlo anche delle persone normali che ci mettono 2 minuti a scriverlo sulla propria pagina di Facebook o da un'altra parte. Insomma, la rete deve andare pari passo con il miglioramento, in primo luogo, del customer care. Ovviamente a questo punto si arriva a parlare di social CRM che va al di là della semplice mail. Credo appunto che il vantaggio non sia tanto rispondere ai clienti usando un altro sistema. Quello che può essere interessante del social CRM, secondo me, è il fatto di riuscire a fare in modo che i clienti si aiutino da soli. Quelle piattaforme tipo Ideastorm piuttosto che My Starbucks Idea, che sono fondamentalmente delle idee di crowdsourcing, insomma. Sì, io amo dire che la media delle idee dei clienti è sicuramente pessima, però che all'interno di quella media sicuramente c'è qualcuna a cui voi non avreste pensato. Le tue 91 tesi. Volevo chiederti qual è stata l'ispirazione che ci stava dietro? E a che punto pensi che siamo riguardo alla loro implementazione reale dentro le aziende? La volontà di condensare la conversazione sui blog, su Twitter, in giro, in un qualcosa che rimanesse, diciamo, un corpo unico, insomma, che vivesse anche di vita propria. All'interno delle aziende temo che non siamo tanto avanti. Ed è saltato fuori la parola unmarketing, che ti chiedo gentilmente di spiegare più approfonditamente. Ma al marketing rappresenta il demarketing o lo smarketing, o il fatto di migliorare le aziende togliendo il marketing e non aggiungendone. Qual è secondo te l'idea di e-commerce di domani? Come cambierà rispetto a quello che si fa adesso? Guarda, l'e-commerce di domani lo vedo come un misto di arte, socialità e di scienza, se devo essere sincero. Qual è quella cosa che manca ai retailer, insomma, ai venditori? Qual è quella comprensione che sembra sfuggire quando si tratta di mettere su un sito online? Noto che c'è ancora una grande barriera da parte del venditore online in Italia, per esempio, nell'offrire l'espedizione gratuita, il reso gratuito, no? Oppure l'allungamento dei tempi di ripensamento, no? Per il reso. Ecco, quello che è stato il grande passaggio che è psicologico tra un e-commerce solo per appassionati e un e-commerce un po' di massa è il fatto di semplicemente ordinare un sacco di cose, provartele e poter rimandare indietro senza pensieri quelle che non ti vanno bene o non ti piacciono. Le PMI, spesso a proprietà familiare, che costituiscono l'ossatura della nostra economia, hanno ancora una scarsa cultura di marketing e più in generale una scarsa cultura manageriale. La PMI ha tuttora un problema di conoscenza che prima era una conoscenza del marketing, che ora è una conoscenza del digitale, è come se fosse sempre 2 gradini indietro rispetto a quello che servirebbe. Si parla tantissimo degli effetti che questo ha dalla parte del consumatore, non così tanto dei cambiamenti che questo dovrebbe provocare strutturalmente all'interno delle aziende. Se i social media non vengono, social media, diciamo i mezzi, la rete non viene assimilata in buona parte dell'organizzazione interna, i suoi risultati rimangono molto a metà. Si potrebbe dire che c'è una certa difficoltà a far comunicare tra di loro le varie divisioni aziendali? C'è sempre stata questa difficoltà in realtà. Probabilmente il fatto che i social media aumentano di molto la capacità alle persone al di fuori di comunicare tra di loro mette molto più in risalto l'incapacità a volte delle aziende di comunicare al proprio interno. È vero quindi che per poter essere veramente social verso i propri clienti bisogna esserlo internamente a livello di azienda? Io credo che in un mondo perfetto dovrebbe essere così, sì. Ma gli strumenti
servono come facilitatori, però è la sostanza che li fa muovere. La sostanza in questo caso è la cultura aziendale. Credi che attraverso l'utilizzo dello strumento, dunque i social network aziendali, si possa arrivare a una degerarchizzazione delle aziende? All'azienda community non credo tantissimo, però sì, questo sta già avvenendo secondo me. Le gerarchie erano un male necessario quando non c'erano i mezzi per comunicare in un altro modo. Quindi ci credi o no all'idea di Employee 2.0? Sì e no, cioè ci credo nel senso che non tutti gli employee saranno 2.0. Però credo nella valorizzazione di quel manipolo di persone appassionate, vogliose di condividere la propria conoscenza e di collaborare con gli altri che esiste in ogni azienda. Ma qual è la tua opinione riguardo a quelli che potrebbero essere i compiti e il ruolo di un possibile Chief Digital Officer? Da una parte dico, magari ci fosse un digital officer in tutte le aziende. Dall'altra dico, forse è un passaggio pericoloso, nel senso che funziona una figura di questo tipo all'interno di una struttura organizzativa matrice che io ho visto ben poche volte funzionare adeguatamente. Il rischio di avere un digital qualcosa all'interno dell'azienda è, se funziona bene, tutti contenti, innestiamo un percorso di digitalizzazione e di efficienza di tutte le divisioni. Se la cosa non va bene, viene rinchiuso nel suo ambito e basta. Ho un mixed feeling, come si dice, su questa cosa. Teoricamente, io credo che ogni marketing manager dovrebbe essere digitale dentro nei prossimi 10 anni, altrimenti o è così o non è, insomma.